visto su Pinterest, YouTube, tantissime ragazze che preparavano la loro dream board per il 2022 e ho pensato, ma lo faccio anch'io, cioè è troppo figo. In realtà volevo farlo nel primo vlog, ma non ho fatto in tempo, quindi rimedierò oggi. Qui ho, non lo vedete perché non ci sta nell'inquadratura e vi giuro, ho provato, ma non ci sta, questo foglio, che in realtà sono quattro fogli messi insieme perché ho detto perché comprare un quartoncino? Vabbè, un cartoncino così grande, se posso unirne quattro. Vi spiegherò un po' cosa rappresentano per me queste foto mentre le appiccico. Allora, diciamo che ho un problema, nel senso che, ripeto, voi non lo vedete perché. Ok, niente, ce l'ho fatta. Così lo vedete, vedete meno me, ma non vi interessa questo. Come potete notare, le foto non sono belle piatte, ma credo per l'effetto dell'inchiostro bagnato, sono tutte così, un po' barchettose. Quindi io non riesco bene a capire dove le devo mettere, cioè come posizionarle. Perciò andremo un po' a sentimento, cosa che non mi piace fare. Però proviamo. Allora, partiamo da, ad esempio, questa. L'ho scelta ovviamente per YouTube, per registrare video, perché è una cosa che ho sempre fatto fin da piccola. Già 6-7 anni registravo video. No, 6-7 anni, un po' pochino, però facciamo terza elementare. Ed è da tanto che mi piacerebbe aprire un canale YouTube e finalmente nel 2022 ho deciso che l'avrei fatto. E oggi ho incominciato, perciò sono veramente tanto contenta di questa cosa. Poi abbiamo classica immagine della ragazza perfetta che fa yoga, non lo so, esercizi, perché vorrei fare un po' di esercizi. L'anno scorso sono stata brava, poi dopo un po'. Questo perché mi piaceva molto e mi sono fatta regalare per Natale questi stampini a forma di farfalla, perciò è fattibilissimo. Un armadio perché vorrei arrivare ad avere il mio guardaroba dei sogni, però diciamo che più o meno su quello ci sono già. Ho un paio di frasi motivazionali perché come possono mancare immagini di Julia Roberts? Perché no? Degli appunti, un block notes. Credo si ricolleghi sia allo scrivere in senso creativo sia al avere un metodo di studio efficiente perché l'ho sempre avuto, ma nel 2021, nella seconda parte del 2021, non funzionava così bene, perciò quest'anno si riparte. Ho qualche foto di ispirazione che semplicemente mi piaceva. Ho un set fotografico perché mi piacerebbe fare delle foto. Ho Hollywood perché se voi non lo sapeste, io vorrei fare l'attrice o la regista. Questo sarebbe il mio obiettivo della vita proprio, non del 2022, però vorrei avvicinarmi a questo mondo il più possibile, perciò ho anche altre immagini su questo. Ho dei piatti, tipo questo e tipo questo, che sì, potrei anche ricreare, ma indicano il fatto che vorrei imparare a cucinare, e questa cosa l'ho già detta nel primo vlog. Qui ho un MacBook perché è ciò che volevo e l'ho ottenuto. Ad esempio, per avere il corpo dei miei sogni, e anche lì devo dire che sono già molto soddisfatta. Alcune cose ancora vorrei metterle a posto, però per il resto sì. Questa New York Can Kiss Me perché vorrei andare a New York. Dovevo andarci nel 2020, aprile 2020, ma come? Sempre Olivia. Olivia. Ok, questo è uno stage. Poi ho anche questa che è una cena con le amiche e gli amici.
Perché vorrei organizzare delle cene dove cucino io. Poi vabbè, troviamo Lily James, mamma mia, che si ricollega sia al fatto che adoro quel film e il suo stile, e sia al voler avvicinarmi al mondo della recitazione. Modelle, Olivia, e poi siamo sempre lì. Ah, e poi ho anche questo cappello peloso, perché volevo un cappello peloso e sono riuscita a prendermelo, quindi. Ecco, una cosa che ho dimenticato, i soldi. Avrei dovuto mettere tipo un bel po' di soldi, però. Ciao, scusate questa interruzione e scusate la qualità, ma sto usando il photobooth del computer. Volevo solo dirvi che sono andata a far plastificare la mood board, non l'ho ancora ritirata, ma spero sia venuta bene perché ho pagato 15 euro. Ok, un po' tantino, però vabbè. E niente, spero vi sia piaciuto il video. Buonanotte, perché io adesso sto morendo di sonno, quindi...